Steve DeShazer è stato sicuramente uno dei più importanti esponenti della terapia breve nel mondo. È il padre della terapia breve centrata sulla soluzione. Se segui questi video già ne avrai sentito parlare quando ho parlato della Miracle Question, del mio sito terapiacentratasullasoluzione.it, dove parlo appunto di questo approccio o di una delle tante tecniche o ispirazioni che derivano da DeShazer o dalla terapia centrata sulla soluzione. Sicuramente parlerò molto a lungo ancora della terapia solution focus perché è uno degli approcci più diffusi, quello con più ricerca nell'ambito delle terapie brevi, intendo, e quello che dà dei risultati anche in tempi veramente molto molto brevi rispetto a tanti diversi approcci di terapia breve. Però oggi volevo comunque andare a approfondire un aspetto particolare di quelle che sono alcune delle direttive di Steve DeShazer. Peraltro il suo modello è la open source, è tuttora open source, quindi molte persone possono fare delle intrusioni, mettere dei loro contributi all'interno, però alcune delle cose che lui aveva detto inizialmente rimangono tuttora valide e interessanti. In particolare questa mi piace perché si rifà, a mio parere, all'ossessione quasi di DeShazer di trovare delle tecniche, degli interventi passepartout. Nel suo libro Chiavi per la soluzione in terapie brevi, Steve DeShazer va a identificare tutta una serie di tecniche passepartout, appunto, che potessero andare bene per qualunque tipo di persona, per qualunque tipo di problema e anche per qualunque tipo di approccio. Per oggi non ti parlo degli interventi passepartout, ma ti parlo di quelle che sono ancora oggi conosciute come le tre regole fondamentali di Steve DeShazer, o le tre regole fondamentali della terapia breve centrata sulla soluzione. Sono interessanti perché sono come delle mega direttive o delle meta direttive che puoi seguire per far procedere più rapidamente la terapia. Sono molto interessanti perché le può utilizzare sia il cliente per sbloccare il proprio problema e risolvere il motivo per cui è venuto da te, sia il terapeuta per indirizzare il proprio percorso terapeutico e avere delle direttive che lo aiutino a fare meglio il suo lavoro. Prima regola: se non funziona, non continuare a farlo. Molto interessante perché c'è da ricordare che Steve DeShazer viene da una formazione iniziale presso il Mental Research Institute, principalmente il Brief Therapy Center, dove facevano riferimento alle tentate soluzioni disfunzionali, cioè a tutti quei comportamenti che, se messi in atto per risolvere il problema, in realtà non fanno altro che peggiorarlo o mantenerlo così com'è o addirittura crearne un altro. Immagino che proprio partendo da qui Steve DeShazer avesse elaborato questa prima direttiva, cioè l'idea è molto semplice, anche se effettivamente molto funzionale, del seguire soltanto le cose che stanno funzionando. Quindi se una cosa non funziona, non va bene, smetti di farla. Questo sia come cliente, quindi se c'è un comportamento del cliente che non sta funzionando, fai in modo che smetta di metterlo in atto, sia come terapeuta. Penso che sia veramente affascinante questa cosa, perché dovremmo iniziare a pensare che anche il terapeuta può cadere in delle tentate soluzioni disfunzionali. Magari hai la tua tecnica o il tuo protocollo da manuale o quello che sai funzionare per tante persone, che però in quel caso non sta funzionando. Qual è la cosa più semplice da fare? Evitare di insistere. Smetti di metterlo in atto e passa a qualcos'altro, che peraltro fa parte di una delle altre regole. Però di sicuro smetti di continuare a fare la stessa cosa, perché tanto in quella situazione non ti porterà da nessun'altra parte. Seconda regola: se funziona, continua a farlo. Questa probabilmente è proprio la sintesi massima del pensiero di DeShazer, che era basato nella terapia centrata sulla soluzione sul fatto di andare a identificare le eccezioni e ciò che aveva già funzionato in passato per continuare a applicarlo e farlo sempre di più. Quindi è uno sprone per il terapeuta ad andare da un lato a identificare le cose che funzionano e anche per il cliente le cose che lo stanno aiutando a risolvere il suo problema o a stare bene più in generale, e dall'altro proprio a basare eventualmente la terapia su questo. Nel momento in cui identifichi qualcosa che sta avendo successo, bene, utilizzalo, fai riferimento a quello e continua a farlo sempre di più. E infine, terza regola: se non funziona, fa qualcosa di diverso. Si riallaccia ovviamente alla prima: se non funziona, smetti di farlo, però con una piccola aggiunta, cioè fai qualcosa di diverso. Smetti di farlo e fai qualcosa di diverso. DeShazer in particolare faceva parte di quei terapeuti brevi che sostengono che qualunque cambiamento rispetto a un comportamento disfunzionale che continua a mettere la persona nella situazione problematica è meglio. È un principio, a mio parere, valido, che però dovrebbe essere approfondito, perché non è proprio vero che qualunque comportamento può
potrà sbloccare la situazione. Però il principio di base non è sbagliato. Se una cosa non sta funzionando, sempre meglio farne un'altra. E infatti questo può andare in soccorso di quelle situazioni in cui non si riesce a trovare una chiave. Cambia qualcosa. Bill O'Hanlon diceva: cambia qualcosa nella frequenza, cambia qualcosa nel luogo, cambia qualcosa nel momento in cui viene fatto, cambia qualcosa nella sequenza di gesti che vengono fare, cambia qualcosa nel chi fa cosa. Cioè, puoi cambiare da tante prospettive diverse qualche elemento, qualunque elemento di quella cosa, e questo ti potrà far avvenire un cambiamento diverso rispetto a invece rimanere nel fare sempre la stessa cosa. Quindi, se non funziona smetti di farlo, se funziona continua a farlo e farlo sempre di più, e se non funziona fai qualcosa di diverso. Devo dire che questo probabilmente riassume molto il genio di Steve Chazier, che è stato tutto basato su il fatto di riuscire a trovarsi di fronte a dei problemi molto complessi risolvendoli in modo molto semplice.